Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer. Oggi siamo tornati finalmente su Ark Lost Island con Ginetto. Yeah! Come potete vedere, siamo tornati in questo super mega gigantesco castello, fortezza. Non è un castello, è una fortezza. Insomma, su quest'isolotto totalmente circondato da mura, perché ho cambiato idea. Nel senso che sì, il castello sulla neve è carino, è figo, però freddo, cioè nel senso, c'ho già freddo nella vita reale, perché devo averlo anche nel gioco? Non mi sembra il caso. Quindi godiamoci il tepore di questa zona. Ci costruiamo una bella casetta qui, cioè nel senso, una bella casetta, mi voglio fare una base gigantesca, cioè assurdamente enorme. Ma prima di tutto, mentre gironzolavamo qui, noi abbiamo visto, eccoli qua, i Dinopithecus, e io li voglio assolutissimamente. Quindi per cui direi che oggi ce ne andiamo appunto a caccia di quelle bestioline adorabili che ti lanciano le loro feci in segno di affetto. E una volta fatto ciò ci dobbiamo obbligatoriamente costruire una base, quantomeno una serra, perché iniziano a scarseggiare i rifornimenti per me e anche per le mie bestioline. E soprattutto per addomesticarci le prossime creature. Sinceramente vorrei fare magari un pochino di kibble, così andiamo più veloci. Va bene, ok. Allora, per il Dinopithecus, come funziona? Allora, intanto il Dinopithecus, abbiamo già visto, è abbastanza nervosetto, quindi ci attaccherà appena noi ci avviciniamo. E girano sempre in gruppetti di, in questo caso sono 3 esemplari. Ci sono anche dei cuccioli, vedo. Oh, guarda, è un po' deforme quel cucciolo, ma che bestia è? Comunque, dicevamo, girano in branco, ecco, ma qua c'è un alfa, una femmina alfa di livello 83, perfetto. Noi possiamo addomesticare solamente l'alfa, che poi non è un alfa, è tipo il capobranco. Quindi noi dobbiamo addomesticare il capobranco. Gli altri membri del gruppo non possiamo addomesticarli, semplicemente loro ci attaccheranno per farci tanto tanto male e non permetterci di addomesticare il loro capo. Quindi per cui noi dovremmo farli fuori. Quindi ci siamo preparati un po' di materiale per fare una bella trappolina per la nostra creaturina. Allora, aspetta che queste non mi servono. Alleggeriamo un pochino il carico. Le munizioni mi servono e sinceramente non so neanche se mi basteranno per farli fuori, perché nel senso, sono di livello altino. Aiuto, sarà difficile. Anche il fucile per i dardi lo possiamo togliere. Cos'altro ci possiamo togliere? Paracadute non me lo tolgo, perché lo so già che ci cado di sotto. E basta, non posso alleggerirmi. Tolgo l'acqua e togliamoci l'acqua. Aspetta, Ginetto, bevi. Bevi, Ginetto, bevi. Facciamo a così. Se. Come siamo? Va bene. E se poi faccio così? Ok. Aspetta. Aspetta. Sei. Sei. Vediamo se Lucifer ci regge. Lucifer, ce la fai? Sei. Più o meno. Più o meno, non è molto felice probabilmente, però non importa. Allora, cerchiamo un punto dove costruire la nostra gabbietta in santa pace, senza che loro mi attacchino in continuazione. Allora, loro sono messi lì. Su questa spiaggetta potrei costruire dall'altra parte e poi li faccio attraversare. E se poi in acqua qualcuno me li magna? Tanta fatica per niente, non lo so. Riusciremo a portarli dall'altra parte in quest'altra spiaggetta? Sì. Sì, mamma mia, come sei lento, Lucifer. Non mi stanno già seguendo, vero? Li vedo venire in qua. No, ma non ce l'hanno con me. Ok, sì, possiamo costruire qui. Sì, possiamo costruire qui. Allora, Sarco. Sei un Sarco? Sì, ciao Sarco. Porta pazienza, niente di personale. Ma mi serve la zona libera. No, mi sa che era un Caprosucus. Non ho letto il nome, però l'ho visto fare un bel balzone e non mi sembrava un balzo da Sarco. Forse sì. Allora, lì ce n'è un altro. Aspetta, ciao Lillo, ciao Lillo. Ciao Patato, vieni qua, vieni qua. Ho fatto fuori un sacco di poveri pesci innocenti. Ok, va bene, non importa. Se possiamo costruire a chi? Allora, aspetta che rimaniamo sopra Lucifer, che mi dà una visuale un pochino più migliore del tutto. Allora, ovviamente la trappola non è farina del mio sacco, ma non è neanche niente di innovativo, diciamo così. Però ammetto che l'ho copiata da un video su internet, di cui sinceramente non ho salvato il link, vi chiedo perdono. Ok, molto bene. Dicevo, quindi non ho salvato il link, vi chiedo scusa, non posso quindi riportarvi l'autore di quest'idea.
Sì, vabbè, no, in realtà non mi serve stare sopra Lucifer. Guarda che si fa meglio così, però tieni fuori... No, non la torcia, tieni fuori il fucile, grazie. Allora, ups. A così, a così. Va bene, velocizzo un attimino il tutto, ragazzuoli. Ok, perfetto, direi che abbiamo fatto. Lucifer, ti prego dimmi che non ti ho intrappolato qui. No, ok, molto bene. E a sto punto le rampe allora le mettiamo da sto lato. E a me viene un dubbio, che le rampe sono troppo in alto e io non ho fatto dei pilastri, vero? Oddio, nervoso. Ce la possiamo fare? Sì, grazie. Ti prego fammi piazzare l'ultima. Sì, ah, meno male. Ok, ok, ora il resto dovrebbe venire da sé. Dannazione a me, ho sbagliato tutto. Ho calcolato male il numero di rampe. E quanta legna? Sì, probabilmente perché avevo contato di metterle sul lato più corto le rampe. Invece alla fine le ho messe sul lato più lungo. Quindi ovviamente me ne servono di più. Ok, altre due, perfetto. Dai, 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 non ci vorrà tanto, non ci vorrà tanto. Ed ecco lì. Molto bene, molto bene, molto bene. Ora liberiamoci un po' di roba che non ci serve. Prima che si faccia notte, per cortesia. Grazie Ginetto, grazie Ginetto, molto apprezzato. Ok tesoro, tu vieni qua, te ne stai in passivo. In passivo. E tu Lillo invece te ne vai nella sfera poké, perché non ho voglia di vederti sclerare non appena quelli ovviamente ci tireranno le loro feci addosso. Che schifo, puh. Ok, molto bene. Ok, allora, quindi noi adesso attiriamo tutti i Dinopithecus che ci sono di là, li facciamo entrare qua. Io sparo a quelli che non sono il capobranco finché non mi rimane solo il capobranco e poi cerco di addomesticarlo. Aspetta, lo dobbiamo addomesticare con la carne. Primate... Oh no, la primate è in scadenza. Vabbè, ci proviamo. C'ho un sacco di carne normale, poi vediamo. Ciao ragazzi, buongiorno. Un giorno sì, lo so che mi odiate, lo so che mi odiate, però odiatemi da questo lato, grazie. Venite, mi seguite? Dai, 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 così ce la potete fare. No, 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 aspetta, 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 aspetta. Siamo qua, sono qua, sono qua, guarda, sono qua. Ce la fate a seguirmi? Questi babbuini sono proprio dei babbuini. Ciao. Ciao signori, scusate, sto cercando di attirare la vostra attenzione. Non so se si è notato. Non lo so se si è notato. Salve, venite per di qua. Grazie. Ce la facciamo salire? Ce la fate? Ce la fate? Dai che potete farcela, sì. Dai che ce la fanno. Dai che ce la facciamo. Ma magari se riuscissimo a farci fuori già qualche membro del branco così. Tipo tu. Tu non sei l'alfa, tu non mi sembri l'alfa. Non mi sembri per niente l'alfa, quindi aspetta poco poco, vieni qua Lillo. Ciao piccolo minide, ciao piccolo minide. E uno fatto fuori, ok. Adesso ne resta un altro. Però ci sono anche i piccoli, ma mi dispiace se devo far fuori anche i piccoli. Oh, oh, questa è l'alfa? Sì, sì, vedo roba intorno a lui. Lei, è una femminuccia. Lilla, vieni, vieni tesoro. Vieni tesoro, vieni per di qua. Dai che mi sta venendo il mal di mare, vieni per di qua. Aspetta, aspetta, ce n'è uno isolato. Questa è l'alfa, seguimi, seguimi, ok. Aspetta, 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 non scendere giù, non scendere giù. Vieni di qua, vieni di qua, vieni di qua. Così, mi sta seguendo, sì. Aspetta che rallento, aspetta che rallento. Molto bene, vieni Lilla, aspetta, aspetta, aspetta. Di qua, di qua, di qua, di qua. Ti prego, dimmi che ti ho fatto imboccare la strada giusta. No. No, forse è meglio farla a piedi questa cosa, in effetti. Non è il caso di usare Lucifer. Ciao Lilla, vieni. No, ovviamente lei passa a fianco perché è un primate molto intelligente. Mi sembra giusto, ha ragionissima. Ha ragionissima. Aspetta, aspetta, che qui c'è l'altro, non è l'alfa. Questo non è l'alfa, aspetta, 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 che lo facciamo fuori. Oh no, ma c'è il piccolo. Scusa, mi dispiace.
No, gli ho fatto fuori il cucciolo. Oh mio Dio, mi sento una persona orribile. Mi sento una persona tanto orribile. Oddio, lo so che è solo un videogioco, però mi fa impressione lo stesso. Quindi tu sei l'alfa? In teoria. Ma però non ha più l'alone intorno. Perché non ha più il branco. Ma scusa, io il branco dovevo comunque farglielo fuori, o no? Non dirmi che ho fatto fuori il capobranco. No, non ho fatto fuori il capobranco. Ok, allora, vediamo se riusciamo a farla entrare in gabbia, a farla cadere nella nostra trappola così. Ok, allora, questa l'abbiamo intrappolata, però a me non sembra l'alfa. Guarda che c'è la scimmiettina piccolina. No, scimmiettina, non venire, dai, ti prego, non rompermi le scatole. Non ti voglio uccidere, voglio evitare. Io non lo so se la posso addomesticare a sto punto, però non mi sembra più capobranco. Ciao Lilo, sei un capobranco? Non lo so, aspetta, vediamo. Vediamo se me lo fa addomesticare, ascolta. Me lo fa addomesticare? Non mi sembra. Non mi sembra. Guarda la scimmiettina. Però non mi sta neanche attaccando. Posso azzardarmi a entrare? Ciao. Posso darti la salute? Deve essere inferiore. Ah! Lo devo picchiare poco poco? Ma mi dispiace, non voglio fargli troppo male. Vabbè. Spero di non ucciderlo. Ciao. Ups. Ok. Mi dovevo fare una lente di ingrandimento. Ora ti posso addomesticare? No. E ti devo sparare di nuovo. Ma spero di non farti troppo male, Lillo. Sì. Ok. Il piccolo non mi uccide, non mi attacca. Ma mi addomestico anche lui quando domestico il grande. Voglio il piccolo. Ma più che altro mi fa strano che non mi sta attaccando. Sta solo cercando di fuggire. Ma perché gli ho tolto il branco? È per quello? Allora, dico la verità, questa cosa che dovevo fargli scendere la salute sotto l'85% non me la ricordavo. Sì, però io esco da qui perché mi state facendo sclerare. Anche se non mi pestano, sono abbastanza snervanti e fastidiosi. Tipo, bloccati qua, bravo, bloccati in un punto. E fatti venire fame, per l'amor del cielo. Che brutto che il piccolino, tesoro. Poi appena stai fermo 10 secondi ti osservo un po' meglio, perché per ora ho solo una bella visione delle tue chiappe. In faccia non ti ho ancora visto. Ma aspetta, forse ci riusciamo. Che bellino. No, no, niente, stavo scherzando. E di nuovo culo, yeah! Ho lato migliore, tesoro. Basta girarmi intorno così, ti prego. Guarda, io mi metto nell'angolino. Dai, mi metto nell'angolino. Aiuto. Quietati un attimo, dai. Qualcuno gli può dare uno Xanax. Forse dovevo lanciargli un narcotico. Basta mostrarmi le chiappe. Mamma mia. Questi ti lanciano cacca, ti mostrano le chiappe. Il livello di civilizzazione pari a zero. Giustamente. Cosa stai facendo? Perché corri di lato? Perché? Dai, gli sta venendo fame. Dai che gli sta venendo fame. Corri, corri che ti viene fame. Vai, vai, va benissimo. Dai, rimani intrappolato così e corri. Vai, vai. Guarda come corre. Sembra che stia andando sul tapirulan. Corre ma non va da nessuna parte, poverino. Un attacco di convulsioni. Tutto bene? Oi? Chiamiamo il pronto soccorso? No? Ok, si è ripreso. Ti stai fermo! Dovevo fare una gabbia più piccola! Ora gli sparo tra le chiappe. Stai fermo, immobile, fermo, fermati qui, fermati, fermati, cuccia, seduto, set. No, no! La fame, ok, molto bene. Quanto mi resta di primate? Oh, damnation, non tanta. Sì, era meglio se la lasciavo tutta dentro Lucifer, in effetti. Tanto tra una magnata e l'altra ci vuole un po'. Però non vorrei perdere il momento cruciale. Dai, che siamo già al 59%. Ne mancano due, giusto? La, aspetta, te. Dai. Dai che forse ce la facciamo. Senza sprecarne la carne buona. Più fame, Lillo. Fatti venire più fame. Corri più veloce.
Ma si può essere una bestia scema per fare così? Va bene. Là, là, mio, mio. Sì, 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 woohoo! Ovviamente, ovviamente lo chiameremo Rafiki. Scusate, ma sto nome ce l'ho da quando ho saputo che sta bestia doveva arrivare su Ark. Rafiki è il babbuino che c'è nel Re Leone. Lo conosciamo tutti, sì, vero. Ok, aspetta, aspetta che finalmente possiamo vedere in faccia la creatura. Ciao bestia. Ciao. Oh, che bellina. Mamma mia, come sei grande. Ma è gigantesca. E caga, fa un sacco di caca. Guarda com'è gigantesca, è bellissima. Ti voglio provare subito. Allora, vieni. Ma intanto la piccola... Scusa, la scimmietta piccola. Ma abbiamo domesticato pure lei. Ciao, ciao Lilla, tu sei nostra? Non riesco a capire. No, se ne va. Se ne va. Ma devo fare qualcosa? Cioè, sei sua madre? Devo chiamare gli assistenti sociali? Cosa devo fare? Se ne va. Vabbè, ciao, ciao, ciao. Fammi provare la bestiolina. Guarda che chiappone che c'ha. Allora, super salto. Yeah, assolutissimamente super wow. E niente, i salti che fa. Ma riuscirò a passare? Aspetta, 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 aspetta. No, vabbè. Ma con sta creatura andiamo ovunque. Ok. Ok, cos'altro hai per me? Ok, super. No, 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 non beccare questo. Scusa, scusa. Momenti di panico. No, se attacchiamo questo è finita. Cioè, ci attaccano in 30.000. No, vabbè, l'adoro sta creaturina. Come vedete, ovviamente non c'è stato bisogno della sella. Non serve la sella per questa bestia. È un altro motivo per la quale l'adoro. Allora, qua c'è una cacca. Qua c'è una cacca. Aspetta, la raccogliamo con... Ok, tasto sinistro del mouse. E poi come la tiro? No, no, così fa... No, ho buttato giù alberi. Ho buttato giù alberi. Però non raccolgo niente. Ah, è vero, mi sa che questa bestia non raccoglie niente. Se non raccoglie una ben amata cipa, se non la cacca. Raccoglie solo cacca. Ora devo anche capire se c'è un modo per dirle: vai in giro a raccogliere cacca senza che io ti dica niente. Quindi la cacca come la... Aspetta, no. No, così no. No, non volevo fare questo. Con la X, con la X, molto bene. Ci compare il mirino, sì. E poi tasto sinistro e lancio. Molto bene. Uiii, l'abbiamo lanciata fin dall'altra parte. Super lancio di cacca. Aspetta. Ho visto bene? Fammi vedere. Aspetta, aspetta, aspetta. Sì, sono altri Dinopithecus. E c'è un alfa. C'è un alfa. C'è un alfa. Fammi vedere se sei un maschietto. Non ci vedo una cippa lippa. Allora, ciccia, porta pazienza. Non ti voglio perdere. Ti ho appena presa. Quindi vattene un pochino, poco, poco, poco nella sfera. Poche grazie. Ok, sono laggiù. Eccolo, eccolo, eccolo. Cosa sei? Maschio 122. Ma io non ho più primate. Sarà scaduta tutta. Eh sì, è scaduta tutta. Quanta carne margio che ci abbiamo. Conservala, tesoro. Mi serve. Però lì c'è un bronto. Fammi vedere. No, è un diplodoco. Che un po' di primate, se non ricordo male, dovrebbe darci. Aspetta, dove corrono? Dove corrono? No, no, no. Attiriamole qui. Attiriamoli qui. C'è anche il maschietto, ma che scherzi? Cioè, c'è dietro casa, così, c'è dietro casa. La casa non esiste ancora, però dietro la futura casa abbiamo trovato il maschietto e la femminuccia. Non pensavo che ci andasse così bene, sinceramente. Ragazzi, scusate, salve. Sì, ho tirato la vostra attenzione. Sì, forse sì, me l'ho iniziato a lanciare cacca. Venite per di qua, o state lottando con qualche altra bestia? No, aspetta, aspetta, aspetta. No, 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 non me lo uccidere. No, c'è un caprosucu su una bestia brutta. Tizi, venite fuori dall'acqua, venite fuori dall'acqua. Si sa che coccodrilli e scimmie non vanno d'accordo. Cioè, ma ve lo devo dire io. Mi seguite? Please, mi seguite? Ciao, Lil, vieni, per di qua, please, grazie. Fa il favore, dai, dai, non mi complicare l'esistenza. Allora, l'alfa è là, quindi questo me lo posso uccidere. Ciao. No, 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 non beccare l'alfa, non beccare... No, l'alfa, vabbè, è quello. Ok, ok, aspetta, 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 aspetta. Vieni, vieni, vieni. Per di qua, per di qua. Lui in gabbia non finirà. No, uffa. Lillo, dai. Dai, con la femminuccia è stato più semplice. È stato più semplice, no, forse no, in realtà.
Ok, sì, mi hai colpito. Che bravo, mamma mia, come sei forte, sei il migliore, sei il più bravo di tutti. Ed è rimasto incastrato tra le rocce. Oh, santo cielo. Oh, santo cielo. Cici, livello 122, ma tutto in muscoli, cervello zero, vero? Ciao, sì, saltino dietro la roccia, sì. Nuota, bravo, bravo. Così, così, molto bene. Sì, picchiaci pure un po', non importa, ce ne faremo una ragione. E si è incastrato tra gli alberi. Oddio, ti prego, ti prego. Cici, dove vai? Dove vai? Grazie, sali per di qua. Non ci posso credere. Non può essere così rinco. Vabbè, in realtà non è rinco, perché in realtà si sta schivando la trappola, quindi dal suo punto di vista sicuramente è furbo. Sì, dai, picchiaci. Ok, aia, che male. Oh no. Mamma mia, come faremo a sopravvivere a questo attacco? Come faremo? Oddio, grazie. Dio grazie, ce l'abbiamo fatta. Chiameremo Rinco Rinco, sappilo. Allora, Diplodoco, venga qua. Salve, salve, di nuovo, niente di personale, Cici. Mi dispiace. Guarda, cioè, ci sono altri Dinopithecus. Ci sono altri, ma è pieno! Ma è pieno! È super pienissimo! Mia Primate, mia Primate. Non rubatemi la Primate, ragazzi, mi arrabbio molto, Dai, dai, un po' ne abbiamo fatti fuori. Ok, ok, ce la facciamo. Là che c'è un'altra bestia, quanti ce n'è? Ma porca puzzolina. Ma è strapieno. Non so se è la cosa migliore da fare, costruire una base su quest'isola. Cioè, nel senso, c'è pieno di scimmie che possono salire da tutte le parti. Allora, me ne hai dato un po' di Primate che non ho visto? Sì, sì, un pochino, dai. Ne prendo solo due. Così, così, le altre te le lascio. Allora, mi sa che a te devo farti scendere. Tu ti arrabbierai? Non so perché ho il sospetto che tu ti possa arrabbiare con me. Allora, sì, devo fargli scendere la vita. Allora, aspetta, Ciao. Scusami. Non voglio farti arrabbiare troppo. Scusa. Ah no, ci devono essere due adulti per un pacchetto di dino. Ci sono solo uno. Servono due adulti. Ma che vuol dire? Ma perché prima non è stato necessario? Cioè, quindi tu non sei più un capobranco perché ti ho ammazzato tutti gli amici? Fammi capire. Ma l'ho fatto anche prima. Perché prima ha funzionato e ora no? Va bene, grazie Ark, grazie, ok. Niente, vado a cercare altri Dinopithecus e te li avvicino, funziona così? Questo è un altro capobranco, funzionerà lo stesso. Ah no, questo non è un capobranco. Però c'è un caprosuco, aspetta poco poco. Vai, un altro po' di Primate. Allora, dov'è che l'abbiamo visto l'altro? C'era una scimmietta qua. Ciao Lilla, ciao. Scusi, ecco, guardi, ho una persona di là che la vuole conoscere. Venga, mi segua. Mi stai seguendo? No, se la sta prendendo con l'Optero. Perché te la prendi con l'Optero? Che t'ha fatto l'Optero? Ero io che ti stavo rompendo l'anima. Dove sei? No, non prenderla con l'altro. No, ma perché tutte le scimmie si pestano tra loro? Ma dai, che siete della stessa famiglia, siete parenti. Smettetela di prendervi a schiaffi tra voi. No, niente, guarda, si devono prendere a ceffoni come due deficienti. Là, guarda che schiaffoni. Ci hanno messo anche il cucciolo di mezzo. Oh, meno male, è morto. Uno è stato fatto fuori. Ok, puoi venire per di qua, grazie. Ma è uscito. Ma perché è uscito dalla gabbia? Tu non dovresti uscire dalla gabbia, lo sai. Ok, quello ce l'ho fatto. Ce l'ho fatta di intrappolarlo. Ora, se io faccio entrare anche l'altro. Ciao Lillo, seguimi di nuovo. Noi questo giochino però l'abbiamo già fatto. Ciao Lillo, ti puoi arrabbiare con me? Sì, sì, molto bene. Molto bene, scusa Lucifer, lo so che ti sto facendo soffrire tanto tanto. Aspetta, aspetta, guarda, guarda, guarda. Guarda, no, no, no. Sei super rinco, sei una bestia super rinco. Non ci posso credere. Non lo possiamo neanche afferrare, tra l'altro. Almeno così ho letto, non ho provato, dico la verità. Ti sto odiando molto, ti sto odiando tantissimo. Lascia stare l'Optero, Crippio.
Guarda, ci cado anch'io qua, guarda. Là. Oh, grazie, grazie. Alleluia, alleluia. Lucifer, stai qua sperando che non escano di nuovo dalla gabbia? Fucile a me? Ora posso addomesticarmi l'alfa? Capobranco, ciao. Cura l'alfa uccidendo un beta. Cici, ti devi decidere però. Cos'è che vuoi? Cioè, vuoi un compagno di giochi o vuoi che ti ammazzi tutti? Non l'ho capito. Aia! Ok, questo l'ammazzo. A prescindere! Ora ti posso addomesticare? Sì, oh. No, mi è svanita la primate. Molto bene. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ho fiducia in te, Ginetto. Vai, ok, una cacca fatta, perfetto. E un'altra cacca, quanta cacca. Che stai facendo? Perché ti sdrai sulla tua cacca? Perché? Perché? E soprattutto perché mi hai chiesto di portarti in amico per poi farmelo uccidere? Perché? Perché ti metti in questa posizione? No, no, non si fa. Oh, perfetto. Mangiato un altro. Io non lo prendo ancora la carnina dal cadavere di Dinopithecus, perché ho paura che poi questo smette di addomesticarsi, perché gli ho tolto il cadaverino dell'amico. Questo vuole l'amico morto a fianco per essere addomesticato. La femminuccia ovviamente no. No, è il maschietto che ovviamente ha qualche deviazione mentale. Leggera, è piccola, piccola. Guarda quanta fame che c'ha. E perché non mi chiedi cibo? Scusa, guarda, cioè... Ah, ok, meno male. Aspetta. No, ma... Ma ne ho già date, usate due. Aspetta. Cosa c'hai? C'hai fame, Ginetto? Lo so, porta pazienza. Dobbiamo andare da mangiare la bestiolina. Mi devo anche preparare un po' di carne. Ok, aspetta. Ci sono. Sto arrivando. Eccomi qua. Tieni. Dai. Siamo al 93. Manca un pochino. Una carnina. Mi manca una carnina. Ancora una e forse è fatta. Ancora una e forse ho la coppia. Ti prego, vorrei fare i cucciolotti, sarebbe una cosa carinissima. Si possono accoppiare? Sì che si possono accoppiare! Sì! Sì, è nostro! Forse dovevo chiamare questo, Rafiki, però. Il maschietto, ciao! Tu sei di colore diverso, vero? Aspetta che ora ti tiro fuori la compagnuccia. Tu sei super Rinco, però io non ti chiamo Rafiki, io ti chiamo Rinco. Però fammi vedere. Ah, però quanto sei figo. No, vabbè, tutto nero così, sei bellissimo. Aspetta. Vediamo con la compagnuccia a fianco. Di culo, ovviamente. Beh, mi sembra giusto, perché il loro lato migliore è sempre questo. Che carini. No, sono scuri tutti e due, in realtà. Però questa femminuccia mi sembra più sul marroncino. Il maschietto sembra un po' più scuretto. E ovviamente adesso è lui il capobranco, perché è di un bellissimo livello. 182! Ma che bello! Ma che bello, un bel 182 ci piace. C'è un carno. Lilli, pronti. Oh, lui è in passivo. No, aspetta, c'è Lucifer in passivo. Difendiamo Lucifer. Là, niente, fatto fuori. Non ho visto il livello perché avevo tolto... No, le informazioni, vabbè. Comunque, l'abbiamo fatto fuori. Lucifer, sei stato protetto dai Dinopithecus, dai nostri nuovi acquisti. Aspetta che ti rimetto subito in attacca tutto ciò che si muove. Molto bene. Ok, ovviamente adesso mi voglio fare un giretto, ma con il più potente. Sì, ora ci facciamo un bel giretto col più forte e vediamo un attimino cosa sappiamo fare. Vabbè, intanto i salti li abbiamo già visti. Là, no, vabbè. Ah, aspetta, no, torna dietro. No, non in acqua. Aiuto, bluff. Niente, il tuffo, stupendo. Va bene. Ok, non siamo dei grandi nuotatori, me l'aspettavo. Era abbastanza prevedibile. Vedo che la stamina non gli va giù molto in fretta, per fortuna. Vorrei provare a tirare una cacca io, però. Cioè, contro qualcuno. Contro un altro essere vivente. Là. Aspetta. Ah, così. Mi posso muovere mentre ho la cacca? No, non posso. Vediamo se riesco. Sì! Ora però non ho più cacche. Vabbè, ok. Andiamo a pugni. Ah, la cacca lo rallenta. Guarda come lo rallenta la cacca. Bellissimo. Niente. Grande. Là, niente, il salto, bellissimo. Voglio provare ad arrampicarmi qui. Là, guarda. No, vabbè, si arrampica ovunque. Si arrampica da qualsiasi parte.
E non ha danno da caduta, mi sembra. Guarda come sale! Va dappertutto! Va dappertutto! Sono il re del mondo! E non abbiamo danni da caduta, molto bene. Sembra una cosa molto sensata, direi. No, vabbè, grande. Adoro questa creatura. Perché non l'abbiamo catturata subito, al primo episodio? Sinceramente pensavo fosse più una rottura di scatole. Invece alla fine è andata abbastanza bene. A parte Rinko qui, però per il resto è andata bene. Ok, ora devo trovare dove ho lasciato Lucifer. Ah, è laggiù. Arrivo! Woohoo! No. Aia. Ok, no, ce la facciamo. No, vabbè. Speravo di riuscire a risalire sopra alle mura. Fa nulla. Ciao, ragazzuoli! Ok, amo questa creatura alla follia. Lucifer, non prendertela male, ma forse il Dinopithecus è una delle mie nuove creature preferite. Cioè, per carità, la viverna è la viverna, diciamocelo. Però, aspetta che ci andiamo a mangiare il nostro compare. Allora, noi abbiamo le due bestioline, maschio e femmina. Indi per cui, io direi che ora ci troviamo in una zona tranquilla, così i due innamorati qui possono amoreggiare tranquillamente. E poi ci fate un bel bebè, un bel pucciolo, sì! Ah, aspetta che devo chiamare Rinko. Rinko, perfetto. Aspetta, ci sono cacche, qualcuno qua ha fatto cacche, fammele raccogliere. Ok, ciao Ptero, scusami. Posso giocare al tiro al bersaglio? Con te. Va bene, dai, niente, ragazzuoli, dai, tutti e due nella sfera poké. Veloci, che io voglio vedere il cucciolo. Poi tanto ce ne andremo a fare tanti bei giretti insieme, non vi preoccupate. No, scusa, io stavo cercando un posto tranquillo, ma qua c'è un carno. C'è un carno sulla torretta, ma perché? Ma non pensavo che potessero spawnarci sopra, no, ma dai. Sei bloccato, Lillo, vero? Che livello sei, scusami? Un 78. Vabbè, ma un 78, dai. Che faccio? Lo lascio qua. No, dai, scusate, ragazzi. Il cucciolo aspetta un attimo. Dai, è troppo ghiotta questa. Non posso lasciarmela scappare. Dove avevo messo tutti i miei contenitorini? No, perché avrei i dardi narcotizzanti lì dentro. Solo per questo. No. No? Molto bene. Così ho la vaga sensazione di aver perso i dardi. No, aspetta, ragioniamo per logica. Un po' di senso dell'orientamento. Allora, la nostra trappola è qui. Noi i Dinopithecus li abbiamo visti lì ed eravamo qui. Quindi le nostre casse sono qui. Sì, ok. Molto bene. Ecco, non rimanere incastrata anche tu, Cici, grazie. Allora, vieni qui, questo lo posso lasciare qui, le cacche le lascio qua, poi le darò alle bestie da lanciare. Molto bene, e andiamo a pigliarci sto piccolo carno. Questo è un altro Rinko però, lo chiameremo Rinko 2 la vendetta. Ciao. Se io... Ah, no, si è sbloccato, ma non è giusto. Ma non è giusto, sei un maledetto. C'è rimasto bloccato fino all'ultimo. Ti odio, non ti voglio più addomesticare, voglio ucciderti. Dove sei? Non vedo niente, ma ti sento, so che sei qua, dove sei? Sento i passi. No, non li sento più, dove è finito? O Rinko 2, dove sei? Niente, manco la soddisfazione di farlo fuori, il maledetto. Là, un altro carno incastrato, davvero? Davvero? Non ci voglio credere. Ark mi sta prendendo in giro. Ma che faccio? Li faccio accoppiare adesso? È troppo rischioso, però, un cucciolo di scimmiottina che se ne va in giro per i fatti suoi. Forse non è il caso, forse è il caso di pazientare. Prima ci costruiamo la base, ripuliamo la zona, la chiudiamo ben bene, facciamo in modo che non ci cadano carno o giga dal cielo. Non so come fare in realtà quest'ultima cosa, però ci proveremo. E poi facciamo i cucciolotti. Sì, li facciamo dopo i cucciolotti, anche perché mi voglio andare a prendere un altro esemplare di Sinomacrops, la bestiolina che abbiamo preso nell'ultimo episodio, e voglio far accoppiare anche loro.
Dai, facciamo così, ok? Cuccioli, la cosa dolce e pucciosa ce la teniamo per il prossimo episodio. Va bene, ragazzuoli, allora direi che per questo episodio possiamo finirla qui. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao, ciao.